Ciao ragazze e ciao ragazzi, a grande richiesta Giulia Giulia Valentina Valentina va a su. vivere in Sudafrica. Esatto. Il grande scoop, la grande notizia Non è vero. qui in esclusiva. Oggi sono appunto con Giulia, abbiamo fatto il tutorial di questo look, molto fresco, summery, glowy, poco Kiwi. make-up, molto leggero, però che valorizza la naturale bellezza della nostra modella. E abbiamo fatto anche le freckles, le fake freckles, quindi all'interno del video vedrete come realizzarle. Per il trucco degli occhi abbiamo utilizzato la nuova palette di Paola Tolani con MAC, quindi vedrete all'opera anche il quad di Paola. E spero Che vi non è piaccia il quello della video. montagna, ma Ma è è una una palette palette. con quattro colori, ho scoperto oggi. Esatto. Eccolo. Questa è quella rossa. Ok, Questa qua. hai rotto la tua palette? Questa è la mia. No, questa è mia, quella che hai usato oggi. Ragazzi, tra l'altro, C'è un piccolo una spoiler. vera comunicazione da fare. Ok, io sto avendo un po' di PMS, quindi a metà video mi metto a piangere per nessun problema. Per Così. chi non segue il mio TGIG, PMS sta per Premenstrual Syndrome, la sindrome premestuale, cioè quando mi metto a piangere. Allora, io non sapevo cosa fare, cioè, panico. Niente. Vedrete. Allora, iniziamo con l'idratazione. Sappiamo, è Ok. importantissimo. E utilizzo Farsali Liquid Glass Radiance Make Skin Serum with Hyaluronic Acid. E questo è un siero idratante illuminante, molto bello per make-up. E voglio fare anche le freckles, le Ah, ok, lentiggini. bello. Ma perché c'è chi se le fa fake? Sì, certo. Anzi, soprattutto quando si vuole mettere poco make-up sul viso, se tu fai le lentiggini, subito vai a camuffare magari le piccole imperfezioni, non ti serve mettere troppo fondotinta. Idratiamo anche le labbra e questo è di Glossier, il Coconut Balm. Inizio proprio dalle freckles, quindi dalle Ah, lentiggini. senza il Allora, fondotinta. solitamente si fa prima la base e poi si fanno le lentiggini finte in superficie. In questo caso utilizzo questo prodotto, si chiama proprio Freck ed è un brand che fa prodotti specifici per fare fake freckles e vado direttamente sulla pelle perché è stain, quindi tinge la pelle Per sempre. per sempre, cioè avrai delle lentiggini e T'immagini? vado così random a creare dei Ma scusa un puntini. attimo, tu sei pazzo, adesso ti do un'idea pazzesca, ma tu per il pesce d'aprile dovresti truccare una persona malissimo. Ma sai che ridere? Che è tipo una persona per la prima volta, tipo una ragazza che non hai mai truccato e non vede l'ora e alla fine però l'hai truccata veramente male. E questa, cioè, si vergognerà anche di dirti, tipo, Dani, ma che schifo è? Perché ovviamente nessuno mai te lo direbbe. Cioè, no, tu non hai fatto ancora Bellissimo, questa non l'ho mai cosa. fatto. Dovresti. Sì. Lo faccio, E solo che aprite tra un anno quasi. C'è aspetta. E do qualcos'altro? sì, dovresti avere tipo anche come si dice, tu metti, non è che stai facendo adesso questa cosa, perché cioè, mi hai fatto dei punti sul mento. Le lentiggini sono No, anche perché sul certe mento. volte ho tipo delle intuizioni di una cosa che sta per accadere. Dani, No, non ti è adesso, giuro. non No. Perché tu lo è metti, lo fai asciugare un po' che sono... No. e poi andrà tamponato tutto, vedrai. Anzi, vedi, qui ci sono dei rossori. Io vado proprio con il prodotto e faccio finta che sia una lentiggine. Sai come faccio io per fare un trucco leggero d'estate? Come? Così. Questo è il mio trucco leggero d'estate. Di solito anche a seconda delle dimensioni, non è che scelgo a caso, a seconda di quanto schifo ho in faccia scelgo le dimensioni. Va bene, poi a questo punto vado a tamponare e il prodotto che si deposita sul dito mi fa da stampo sulla pelle e crea altre micro lentiggini. Vai. Hai ragione. Ma le lenticini e i nei sono la stessa cosa più o meno, no? Non mi fare queste domande, non lo so. Tagliamo questa parte. Andiamo a cercarlo Esatto. su Google e poi E lo poi me la rifaccio. rifai. Guarda, Giulia, sono contenta che tu me lo chieda. In realtà il neo è esattamente un tipo termine tecnico. lentigo neoculare. Lentigo arriva dal greco. Se non avete questo prodotto, potete utilizzare anche i marker per le sopracciglia, tipo i pennarelli, quelli per riempirle, oppure matite sopracciglia.
una matita occhi marrone scuro, andate a tamponare. Questo è proprio il colore perfetto perché inizialmente è un po' aranciato, come potete vedere, però una volta che si asciuga diventa proprio il colore della lentiggine. Like that. E ne applico magari alcune anche tipo sull'occhio, qui all'interno, ai lati del naso, per dare un effetto super naturale. A questo punto possiamo fare il make-up. Allora, possiamo usare o un fondotinta mischiato a una crema idratante Ah, di bla bla. di BlaBla, esatto, oppure direttamente un tinted moisturizer. Questo è di Laura Mercier. Andiamo a coprire tutte le Tutte lentiggini che abbiamo appena applicato. le lentiggini. E vado leggermente ad uniformare l'incarnato senza esagerare, vado proprio con uno strato leggerissimo. Già la crema colorata è super leggera. Però in questo modo l'effetto lentiggini sarà ancora più naturale perché effettivamente le lentiggini sono sotto la pelle. Com'è andata a Santorini? Benissimo, benissimo, anche se la prima settimana che prendo sole divento un mostro pazzesco, Cioè? perché sai che tipo la prima settimana mi vengono fuori imperfezioni, la pelle di peggiora, cioè dopo magari 2 o 3 settimane che sono al mare, che ho preso il sole, allora sto meglio, ma le prime volte mi vengono fuori i brufoli di tutto, mi viene fuori. Chissà perché. Ma ti metti la protezione, sì. Certo, sempre. Oppure tipo anche qua vicino a come hairline mi Sì? viene... Attaccatura dei Brufoli, capelli. sì. Comunque Santorino mi piace molto. Il terzo anno di fila che ci vado qualche giorno all'inizio dell'estate. L'anno scorso con Paola e Manuel eravate andate sempre lì? Siamo andati a Paros e poi alla fine per Paola è tornata prima, Manuel pure, perché non mi sopportavano più, no. Chiaro. No, loro sono tornati prima e io sono andata a Santorino da sola. Quindi l'anno scorso ero andata da sola, l'anno prima ero andata con il mio fidanzato. Vedi che bello l'effetto? Molto. Molto bello. Poi andiamo con un correttore. Io sto amando A questo. togliere tutti questi puntini neri che ho. Singolarmente togliamo Esatto, tutte. piano piano togliamo tutte le lentiggini. Nope. Ma andiamo nella zona del contorno occhi a illuminare lo sguardo. Tradotto. A togliere le occhiaie. Esatto. Mi piace tantissimo questo correttore di By Terry. Perché Ma nonostante è il tuo sia. Non preferito? è È il il tuo correttore preferito? È il tuo mio preferito. È prodotto tra i miei preferito? preferiti. Ah, Sì, pensa un po'. perché scusa, ti ho interrotto. È per la texture? Eh sì. Posso dirti che io oramai potrei far finta di sapere di trucchi. Ho imparato così tanto vocabolario da te che la texture. Che vivi di rendita Potrei ormai. andare a sorprendere veramente una commessa da secola. Scusa, ma com'è la texture di Com'è la questa? texture? Ho davanti una makeup artist. Potrei Ti andare da MAC e mando. dire che ho dimenticato la mia tessera da makeup artist per farmi fare lo sconto e dirgli però guarda, fammi 2 domande sulla texture e capisci che me ne E tu intendo. parti da lì e mi dici tipo, Io. guarda, questo è il mio preferito. Però è molto flowy. Cioè, mi piace il non flow di fa. questa, no? Che in più è un termine musicale, forse. Se non fosse che un Il po' troppo beat. flowy. Beh, però sarei così convincente che ci crederebbero tutti. Anzi, si sentirebbero quasi tipo non al passo con i tempi, Penso. tipo, ma cos'è? Nuovo trend? Sai, è il nuovo corso d'aggiornamento che ha fatto By Terry, forse non lo sai, non ti hanno invitato. Sei su Instagram? No, stavo parlando con Paola. Bene. Che va a Santorini anche lei la prossima settimana e io ho fatto scouting per le sue location. Ah, ho È visto. molto facile, basta che ci siano i fiori e a lei piace Hai visto tutta molto. quella roba di fiori? Tra l'altro ho messo una foto che sembrava tipo lo stesso posto Sì, che hai visto perché te. infatti a Paros se c'erano i fiori facevamo le foto. Ok, va Che ridere, bene. pensa io e Paola che camminiamo insieme, lei appena vede i fiori che fa: "Che bella location!" Io che tipo cerco ristoranti che bastano per Lei mangiare. fiori Ma che su bella questa Google, tipo. location! Questa non è una lentiggine. Ok, andiamo a truccare gli occhi e uso una base in crema, questo qui è uno dei miei ombretti preferiti come base, si chiama Bakery, è di Nabla. Aspetta che lo segno nella lista delle tue cose preferite. Devo scorrere solo giù un Ma attimo. guarda che non è vero che mi piace tutto, Ah! è sempre il nostro Com'è che si chiama? bakery. Tipo bakery? Bakery. Ah, come un Sì. panificio? Perché infatti è color tipo
marroncino tostato. Close your eyes, darling. Allora, vado ad applicarlo su tutta la palpebra, proprio perché dà una base che sembra quasi proprio occhio struccato, però dà un tocco di smoky, super soft. È un nocciola taupe leggermente satinato. Sta venendo fame. Questa nocciola, il bakery, by Anche taupe. Terry, scherzo, by Terry non c'entra niente. Topo, ho pensato ai topi. Sai che ho parlato, cioè, brevemente, nelle mie storie su Instagram sul fatto che io non capisco, cioè, lo capisco, no? Però anche non lo capisco, sul fatto che pensa che ci sono degli insetti che ci piacciono tantissimo e sono super cute, tipo le farfalle e le coccinelle, e invece altri che ci fanno mega schifo, ma alla fine sono tutti uguali, questi insetti, sono tutti Ma così, no? la coccinella è tipo Sì, una ma ha pallina. tutte quelle strati di ali che gli si incastrano sempre, non te ne sei mai Sì, quando accorto? vola. Cioè io dico, che cambia se ti viene in bocca una coccinella oppure una mosca? Beh, Alla penso che fine... faccia schifo anche una coccinella in Sì, bocca a quel punto. tu dici. Certo, ma ho anche tipo, ho fatto amicizia in India con uno scoiattolo e l'ho guardato bene. Ah no, no, era un chipmunk, non era uno scoiattolo, che non so Ok. come si chiamano. Un castoro? No. No. Ma no, scusa, ma non so, non è il cartone Però io non so animato? dirlo. Alvin, che cos'è? È uno di quei cosi, Chick, cacchio. La prossima No. volta io e Daniel faremo una puntata del mondo animale. Spiegheremo le differenze tra le Questo non coccinelle, i castori, i chipmunks. In due sappiamo solo 9 nomi di animali, un po' in inglese e un po' in italiano, e non li sappiamo tradurre. Io per sicurezza mi fa schifo un po' tutto. Per non sbagliare, visto che non Esatto, con conosci né Paola. nomi né Esatto, esatto. Con origini. Paola abbiamo avuto una lunga discussione sulle farfalle, perché lei, oltre ad amare i fiori, Ama le ovviamente farfalle, ama le ovvio, farfalle. certo. Io invece ho una mia forte teoria sulle farfalle, cioè che le farfalle alla fine sono dei vermi pelosi con le ali, cioè il mio incubo più grande. Cioè, penso ai vermi, che già di base non è che uno magari ama particolarmente i vermi che possono volarti in faccia, Mamma mia. no? Anche Esatto, e quindi le ho detto no, cioè queste foto con le farfalle, a me non che piacciono le paura, no? farfalle. E lei invece dice che sono carinissime, quindi abbiamo avuto uno scambio di foto dove io cercavo di convincerla che Tu le gli mandavi farfalle... tutte queste Sì, farfalle close up. cercavo su Google ugly butterfly, tipo disgusting, tipo dead e sick butterfly, e Paola cercava super cute, cuddly butterfly. Quelle illustrate, tipo. Esatto, sì, esatto. Schifo. Io mandavo, si vede, io mandavo a Paola queste foto qua. Vedi perché lei si era fatta questa? Lei si era fatta questa e allora io le continuavo a mandare. Ma dai! Tu li... Vabbè. Cioè non esistono neanche così. Ma Pensa. Ecco, aspetta, devi andare dietro così. Ecco. questa. No, vabbè. Allora, guarda giù. Vado a bordare l'attaccatura delle ciglia. Voglio un effetto di occhio allungato. E questa è la matita di MAC Teddy, una delle mie matite preferite. Sai che questo lo so? Ah, Perché è sì? famosa sta matita di MAC, ne parlano tutti. Vuoi provare a farne fare una a me di recensione Ormai che adesso? sei così esperta, sì, potresti provare. Allora, oggi possiamo fare la recensione su questo fondotinta di Nabla, si chiama Close Up, che vuol dire da vicino, cioè se qualcuno ti guarda da vicino non vede tutti i brufoli che hai sulla faccia. Esatto. E una futuristic foundation, perché arriva dal Perché? futuro. Ok. E le tecnologie pazzesche di Nabla hanno costruito una macchina che va nel futuro e l'hanno utilizzata per prendere solo dei fondotinta, cioè non hanno fatto nient'altro nel futuro, hanno solo recuperato dei fondotinta e poi sono tornati Indietro indietro e poi perché la avevamo macchina poco non ha funzionato tempo. più. Praticamente per aprirlo si gira il tappo e si apre. Poi ve lo versate sulla mano e ve lo mettete in faccia. Fine recensione, Cos'era? vabbè, mi sono annoiata Era un how-to, troppo. non era una review. Va bene, io direi che a questo punto. Daniel mi ha offerto dei taralli che pensavo fossero salati, invece alla fine erano dolci. E per un amante del Tutti salato, pugliesi. non c'è
un dispetto più grande che puoi fare. Ma sono tipo, sono di Altamura prima di tutto, che è la città del pane, del carboidrato, eccetera, eccetera. Zero Esatto. carboidrati. E poi sono taralli al vino bianco, non sono dolci, sono I proprio miei preferiti neutri. sono quelli piccanti, tipo con lo zenzero e il peperoncino. Chiaro. O con Va rosmarino bene. anche. Comunque, allora, come eyeshadow per questo make-up utilizziamo la nuova Paola Turani in collaborazione con MAC. Utilizziamo proprio Paola, eccola qua. Un quad di Un eyeshadows. È quad, un come quelli in quad, montagna? esatto. Quad 4 eyeshadow in una palette. E iniziamo subito. Grande Paola, congratulations, congratulations. Congratulations, bella location. Fa anche rima con bella location. Quando c'è la E location sono dovute le congratulations. ragazzi, scusatela. Allora, inizio con questo ombretto che si chiama Ox. Ha un nome? Come si pronuncia? Ah, hanno dei nomi. Hawks. Ox. Hawks. Va bene. Vado a mettere Ox all'interno della piega dell'occhio e all'esterno per dare profondità. Bello. È tipo un marroncino malva. Ok, adesso vado con l'ombretto Gleam, che è questo pesca luminoso. E questo lo vado a mettere al centro della palpebra. Ha dei micro sparkles. Adesso vado con Sketch, che è un color melanzana prugna molto scuro della serie Fane. Infatti Paola l'ha scelto perché le melanzane sono la sua verdura preferita. No. Sì? Che carino che... Ah, dicevo che ci racconti questi... Sì, se vuoi me le invento. Paola ha scelto questo colore perché ama veramente molto le Ha questo melanzane. ricordo bellissimo di Sì, lei sì. che faceva le melanzane alla Sì, griglia con in sua montagna mamma con in sua mamma. montagna. Sì, esatto. Andiamo anche sull'altro Grazie, Mami. Così. scusami. Sai che ci sono le persone che fanno questo Sì, lavoro è che fai tu, ma sulle persone vero. morte? Morte? Ah sì, ho Certo. visto Kim Kardashian che l'ha fatto Sì? in una puntata di Keeping Up recente, l'ultima Non sanno stagione. proprio che Sì, fare. Gli esatto, l'ho autori di Keeping pensato. Up che dicono, e quindi cosa facciamo? Le facciamo truccare i morti. Cosa abbiamo già fatto tutto. Dicono, allora, possiamo fare... O uscire Chloe con un altro che la tradisce, o andiamo a truccare i morti. Capiamo. Boh. O un altro bambino. Ma questa volta non glielo facciamo fare a lei, ma a un'altra. Così Esatto. aggiungiamo un personaggio. Cancelliamo un'altra best friend. La escludiamo della serie. Mamma. Tu la... Com'è che si chiama già? Jordi. Jordan la segui un po'? No, zero. Anche a me, è pazzesco, mi Ma credo stia annoia. facendo tipo un programma televisivo adesso. Sì, Non lo so. tipo una cosa Love Island. Comunque, sto utilizzando questo qui che è un soap brow di Iconic London ed è praticamente una saponetta dove voi spruzzate dell'acqua o comunque del fixer e con uno spoolie, un pettinino, levate, Le sopracciglia. andate a tirarle su. Ti stavo chiamando Paola. Oddio. Guardalo, aspetta che lo facciamo vedere. Guardalo! Amore. Gnomo! Vabbè, gnomo, se non dici niente sei palloso però in video così è. Fai qualcosa. Non so, scoreggia. Ma... Senti, ti lascio Paola perché stiamo Va bene, facendo non questo sei... tutorial dove Daniel usa tutti i prodotti che ama di meno. Esatto, tra cui la tua palette. Dai, in bocca al lupo perché ho capito che Giulia oggi è abbastanza carica. No, non hai capito, cioè, sta diventando la sfida, trucco mentre Però hai fatto Giulia bene così, sembra? casseggia. Sai che mi è appena venuto in mente che mi ricordi tantissimo una persona? No. Leonardo DiCaprio. Maluma. Maluma, Ogni tanto sicuro. sì, con quegli occhiali sì. Però più Elettra Lamborghini. Tu mi ricordi Elettra Lamborghini, ma te lo dico, sicuro. No, Come nessuno. no? No. Dai, sì.
Ma chi? Ale, è vero che Giulia ricorda Elettra Lamborghini? Un Lei è molto commento. brava a tipo ballare, a A fare i twerkare. twerks. Io proprio. Ah, sai che tu sei molto brava, dai. Ma che dici? Nel frattempo che la colla delle ciglia si asciughi, andiamo a completare la base. Applico un blush in crema di Glossier, si chiama Cloud Paint e questo è il colore Storm. Lo metto al centro della guancia, mi fai ridere. Ma vedete che bello effetto salute? Bellissimo. Ok, lo metto anche un po' al centro del naso, un po' sulla fronte. Andiamo a simulare un po' quell'effetto di pelle naturalmente arrossata dal sole. Ok, adesso prendo questo illuminante Coconut Gel Highlighter di Marc Jacobs e vado a dare un po' di Che buon bronze. odore. Buonissimo, vero? E vado qui sulla fronte. Vado ad opacizzare la parte centrale del viso. Quella che hai illuminato prima? Scherzo. Non ho illuminato questa parte. È il tuo sebo che devo opacizzare. Non parlare mai più del mio sebo. Gelosissima. Apri. Mamma mia! Pazzesca Pazzesco, la uguale prima. differenza. Non è vero. Puoi raccontare a tutti il mio talento di scovare le canzoni cool. È vero, è vero. Che ridere, al matrimonio di Paola, sì, cioè, capivi se una canzone Era sarebbe ballabile. andata bene nel, tipo, con gli ospiti. Si sarebbero messi a ballare, si capiva subito da Daniel, perché Daniel, se una canzone, cioè, il DJ avrebbe dovuto guardare te Solo tutta te la lo fai sera, capire. perché se una canzone partiva bene c'era Daniel. Così, se invece era una canzone non ballabile, cioè qualsiasi cosa non di Britney Spears praticamente, o Lady Gaga e un co', allora Daniel subito era così. All'angolo che aspettava. Cos'è questo nuovo strumento che hai? Per È una cosa per proteggere la palpebra. Esatto. proteggere il tuo dito dal mio Una cosa per non toccarti. Veramente paura. Altro che farfalle. Close up qui. È una roba. No, no, no. È bellissimo, ti giuro. Fare piangere. No, no, è bellissimo, stai benissimo, neanche si vede. E ti fa male? No, come fa a farti male così piccolo? Lo puoi trovare, ho fatto piangere Giulia. Succedendo? Caldissimo oltretutto, sta anche sudando. Aspetta. Ok. Non si vede neanche. Ma perché? Mi sono preoccupata Di cosa? del mio herpes. Ma no, tutto normale. E che Mi qui? viene ancora di più da piangere. No! Tutto normale. No, Vuoi fare una Dani, ho passeggiata di là? troppo caldo Ma adesso. perché? Andiamo di qua, dai, facciamo una passeggiata. Oh mio Dio! Oh Come lipstick voglio applicare questo qui che si chiama Penny Beige ed è di Gucci. Ed è un bellissimo colore questo qua. Un nude. Ti metto un goccio di gloss, questo è After Sex di Nabla, per dare un tocco di pesca, ci sta, estate. Ce l'hai questo qui? no, adesso ce l'ho Ora il mio. ce l'hai. Bellissimo questo, lo puoi usare tutta l'estate. Illuminante in crema, questo è Charlotte Tilbury, il Flawless, Hollywood Flawless From Filter. the future. From the future, anche lui. Vedi che bello così. Tamponiamo. Bellissima, molto fresca, molto Molto estiva. pesca. Esatto, chiudi gli occhi, cara. Fix Makeup, Clarence. E quindi ragazzi, questo è il look finito. Io spero vi piaccia, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e se non siete iscritti al mio canale. Perché?
Scrivetemi. Spiegatelo con un tema di 400 parole e Esatto. mandatelo via posta a Dani. Ciao. Indovinate un po' il rossetto che metteremo su Giulia. E Il in primo che vendita? commenterà lo riceverà a casa. Il focus di questo look, ragazzi, saranno le labbra. E Molte emozioni. dire... Dani, ma sai perché? Cosa? Cazzoncino! Perché? Io muoio. Oddio! E sono anche super ubriaca! Scherzo!